sarà il gruppo misto e... Beh, quello che ho già espresso su Facebook qualche giorno fa è il mio pensiero, tra l'altro credo che sia condiviso un po' dalla maggior parte degli attivisti e dei portavoce, nel senso che a mio avviso bisogna scindere un po' le situazioni, nel senso che da una parte non possiamo far di ogni erba un fascio e sminuire tutto quello che di buono è stato fatto e si sta facendo a livello di Movimento 5 Stelle. È altrettanto vero che quello che è successo, come dicevo, secondo me è molto grave perché noi del Movimento facciamo appunto dell'onestà, della trasparenza, della chiarezza i nostri cavalli di battaglia, per cui che qualcuno dei nostri portavoce infranga queste regole è particolarmente grave. E io mi auguro che possano spiegare le motivazioni di questa cosa, che magari mi auguro che non sia vero, ma ho dei dubbi, a questo punto mi pare che la cosa sia abbastanza evidente. E per cui ecco, ribadisco che la gravità di quanto accaduto. L'altro aspetto che volevo sottolineare, ecco, come dico, gli altri partiti non aspettavano altro che poter attaccare, siamo vicini alle elezioni, infatti anche questa uscita di questa notizia secondo me è un po' sospetta. Io credo che la cosa covasse lì già da un po' di tempo, che aspettassero l'approssimarsi delle elezioni per cavalcare l'onda, quindi la macchina del fango è particolarmente attiva e adesso anche in effetti un pretesto sul quale attaccarsi, del quale non possiamo far finta di nulla. E un altro aspetto però che ci tenevo a sottolineare è che da noi chi viene colto in castagna paga, cosa che in altre situazioni magari non accade. Vediamo che in Parlamento ci sono persone condannate, vengono candidate persone impresentabili, quindi da noi chi viene scoperto a comportarsi male viene comunque cacciato. E adesso c'è questo problema delle elezioni, sappiamo che Andrea Cecconi è il nostro capolista, no? A livello provinciale, per cui questa cosa sicuramente qualche problemino ce lo crea. Contiamo di rimpiazzarlo con un altro nominativo altrettanto valido, anzi speriamo, e per cui ecco, questo non dovrebbe comunque pregiudicare avere la nostra voce in Parlamento. Quindi Cecconi si farà ormai da parte, adesso qual è insomma, l'humor in queste ore? Ormai la candidatura di Andrea è irreversibile, nel senso che ormai lui non può essere tolto dalla candidatura, e probabilmente gli verranno chieste delle dimissioni, dopo bisognerà vedere se il Parlamento le accetta, perché poi non è detta che venga accettata, dipende da che maggioranza si andrà a creare. E però, ecco, come dico, siamo convinti che ci siano dei personaggi altrettanto di rilievo importanti che possano prenderne il testimone, per cui non rimarremo scoperti a livello di rappresentanza del nostro territorio.